Pesaro e Gabicce unite dal Parco San Bartolo per un turismo reciproco. Questo lo scopo delle navette gratuite e dello scambio di vetrine tra i due comuni affinché i turisti possano visitarli entrambi, all'insegna del verde, del mare e ovviamente della cultura. Oggi siamo qui per presentare tutte quelle che sono le offerte che Pesaro Italia, Capitale Italiana della Cultura 2024, mette a disposizione, in particolar modo l'apertura di tutti i musei, di tutti gli spazi culturali che abbiamo nella città di Pesaro, dal Teatro Rossini al Conservatorio, al Museo di Rossini, alla Casa di Rossini, alla Sinagoga, la Domus, cioè meglio tutte quelle che sono quello che è il grande patrimonio culturale che abbiamo in città. Abbiamo pensato che Gabicce, essendo una località turistica tra le principali, non a livello regionale ma a livello nazionale, era importante far conoscere tutte quelle che sono le opportunità anche ai turisti che vengono a Gabicce. Anche perché questa collaborazione è rafforzata dal fatto che in questi anni, ma soprattutto quest'anno, abbiamo attivato una navetta che praticamente va da Pesaro a Gabicce e viceversa, lungo il Parco del San Bartolo, navetta gratuita che consente ai turisti o di Pesaro o di Gabicce di poter andare a visitare anche la località appunto confinante. A Gabicce sono in tanti, magari anche durante quelle giornate che magari non sono proprio belle, quindi anche i turisti non sono portati ad andare al mare. Oggi Gabicce ha una nuova, come dire, può dare una nuova opportunità ai tanti turisti, coinvolgendo con le varie associazioni i vari albergatori, per far sì che i turisti vengano a visitare gratuitamente, partendo praticamente dalla piazza di Gabicce, possano arrivare fino alla piazza di Pesaro ed andare a visitare tutto quello che la città di Pesaro mette a disposizione. Pesaro, capitale della cultura 2024, sta dando una grandissima opportunità a tutto il territorio provinciale di godere di questo grandissimo prestigio. Quindi questa ulteriore opportunità di rendere i collegamenti così facilitati, così fatti in maniera ecosostenibile, con le navette comunque elettriche che collegano Gabicce Mare, passando per Gabicce Monte, Baia Vallugola, fino ad arrivare poi a Pesaro città, sono una grandissima opportunità per tutti i nostri turisti, i nostri visitatori, ma anche per i cittadini, di poter godere ancora di più di questo meraviglioso territorio che siamo qui, insomma, a cercare di vendere tutti i giorni a livello turistico. Dalla natura della cultura alla natura della collaborazione, che porta i due comuni ad unire e scambiarsi il bacino di visitatori per una maggiore offerta turistica che permetta loro di scoprire appieno il territorio. Innovazione sta avendo un grandissimo successo, sono oltre 120 di media solamente da Pesaro, quindi immagino anche di ritorno, quindi il doppio. Le persone che usufruiscono di questa opportunità sono persone che visitano in più i nostri borghi e auto in meno nei nostri borghi e per la strada panoramica. Oltre a questo, una promozione reciproca, siamo qui a Gabicce perché Gabicce è uno dei principali attrattori turistici, soprattutto estivi della Regione Marche. Dialoga con Pesaro su tante cose, a partire dalla Capitale della Cultura. Hanno fatto una settimana da Capitale della Cultura a cavallo di Pasqua, veramente notevole. E ora siamo qui a ufficializzare anche una promozione reciproca che passa per i punti di informazione, per i depliant, per le informazioni e per i tour che vengono messi a disposizione dei turisti che sono a Gabicce, quindi non solo l'opportunità di andare a Pesaro, sapere anche cosa troveranno quando arriveranno a Pesaro, altrettanto negli IAT e negli info point di Pesaro l'attrattiva di poter trascorrere una giornata, una serata e del tempo a Gabicce, perché sappiamo che il nostro è un turismo fatto anche molto di repeaters, chi torna l'anno dopo, 2 anni dopo, non si accontenta più della sola località che ha visto magari per un weekend, vuole conoscere meglio il territorio, quindi andare verso intanto la città più prossima e poi attraverso quella magari addentrarsi anche nelle aree interne, è la garanzia che riusciremo a essere attrattivi e innovativi per il pubblico che potrà tornare trovando sempre qualcosa di nuovo. Un progetto che abbiamo fortemente voluto e condiviso col Comune di Pesaro è maggiore sicurezza, perché permette di raggiungere il parco e i nostri territori tra Gabicce e Pesaro con sicuramente un minore impatto ambientale e permette ai turisti che scelgono la nostra destinazione di raggiungerlo oltre che in sicurezza, fermandosi e potendo ammirare tutto il panorama che il parco permette di visitare. Sicuramente il passaggio Gabicce Mare, Gabicce Monte, aggiungere anche Vallugola è fondamentale non solo per i nostri turisti ma anche per i
nostri residenti, che con le corse giornaliere possono raggiungere in sicurezza e quotidianamente la nostra costa, ma soprattutto permettono di raggiungere il parco e non vivere solo il mare, una funzione che il Comune vorrà sviluppare sempre di più. Gabizze Mare non è solo mare, è anche parco, è anche colline, anche prodotti tipici del nostro parco, e sicuramente individuare un segmento turistico che apprezza questi prodotti e queste realtà è un valore aggiunto che cercheremo di implementare sempre di più.